Sono pronti a spostare bancarelle e baracchini, commercianti che ogni sabato mattino si ritrovano a Pian del Lago per il consueto mercatino settimanale. In molti, infatti, vorrebbero che il comune individuasse un'altra area più vicina al centro abitato e facilmente raggiungibile dagli avventori. Una richiesta che ormai portano avanti da anni senza risultati positivi e che continuano a caldeggiare. Altri, invece, in particolar modo quelli delle prime file, sono favorevoli a rimanere, anche se vorrebbero una migliore sistemazione e soprattutto maggiori controlli da parte della polizia municipale e delle altre forze dell'ordine. È quanto emerso da una nostra inchiesta tra gli stand del mercatino. Fuori microfono, inoltre, i non assegnatari di posteggio hanno lamentato di voler regolarizzare la loro posizione, ma invano. Un mancato introito per l'amministrazione comunale, considerato che ogni assegnatario paga circa 430 euro l'anno. No, vogliamo andare via già da più di 10 anni che lottiamo con le altre amministrazioni di Caltanissetta, ma tutti i sindaci fanno orecchie di mercato. Quando piove qua non si può completamente mondare, poi ormai non ci sono più controlli di vigili urbani già da parecchi anni, quindi l'abusivo viene a mondare ogni sabato. Purtroppo, non per essere razzista, per carità, perché non lo sono, però molte persone si fanno problemi per gli extracomunitari che in un certo senso taglieggiano gli avventori del mercato chiedendo magari i soldi del posteggio, si sentono a volte minacciati e ho sentito molte testimonianze di clienti che avvertono questa cosa come un fastidio e preferiscono non venire al mercato piuttosto che sentirsi magari infastiditi da queste persone. Per quanto mi riguarda preferisco che rimanga qui. Ci troviamo, io mi trovo benissimo, quindi non trovo nessun motivo per la quale spostarlo.